Oggi si festeggia San Zaccaria, il profeta della ricostruzione di Israele. Auguri a tutti coloro che portano questo nome. Zaccaria, il cui nome significa Dio ricorda, è uno dei profeti dell'Antico Testamento, le cui profezie erano rivolte ai giudei ritornati dalla dura esperienza dell'esilio. Anche Zaccaria era tornato dall'esilio in Babilonia, dove era rimasto fino a tarda età e ha trascorso gli anni della vecchiaia in Palestina, dove ha compiuto numerosi prodigi per infondere fiducia e infondere anche speranza al suo popolo. Penultimo dei 12 profeti minori, è stato collega di Aggeo profeta e insieme profetizzarono sotto il re Dario, sollecitando il popolo a ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Le sue profezie, riportate nel libro biblico che porta il suo nome, sono espressione delle sue numerose visioni notturne, un segno evidente di una singolare unione mistica con Dio. Mediante i sogni profetici, ha descritto con immagini davvero realistiche e amare i drammi e le contraddizioni della storia. I suoi appelli rivelavano un appassionato amore per Dio, per la patria e il popolo di Israele. Per il nostro profeta, Yahweh era come un Dio geloso di Gerusalemme, che richiama il popolo sempre esposto alla tentazione dell'infedeltà. Egli invitava al cambiamento radicale della vita, rendendola conforme a Dio. Così parla il Signore degli eserciti: convertitevi a me e io mi rivolgerò a voi. Queste le sue parole. La conversione diventava così la condizione indispensabile per l'avverarsi delle promesse divine. E ancora leggiamo: ecco, io libererò il mio popolo, li condurrò ad abitare in Gerusalemme, saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. In una delle sue visioni ha anticipato di 5 secoli la figura messianica di Gesù, il liberatore di Israele, da lui paragonato a un germoglio, al germoglio di Jesse, che spunterà da un albero ormai arido, come era appunto quello della dinastia di Davide. E leggiamo nella Bibbia, nell'Antico Testamento: ecco, io manderò il mio servo germoglio, spunterà da sé e ricostruirà il tempio del Signore. Il Messia descritto da Zaccaria era un re di pace che non ama i cavalli della guerra. E leggiamo ancora: ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, è umile e cavalca un asinello, giovane puledro di una giumenta. E leggiamo ancora: egli annuncerà la pace alle genti, il suo regno si estenderà dall'uno all'altro mare. Con i suoi sogni profetici ha insistito soprattutto sull'osservanza della legge di Dio come fonte di prosperità. I suoi richiami più forti erano rivolti alla giustizia sociale. Molto significativa è la penultima delle sue 8 visioni notturne scritte su un rotolo volante, dove parlava di condanne, dove malediva i ladri e gli spergiuri. E leggiamo: alzai gli occhi ed ecco un rotolo che volava. L'angelo mi spiegò: è una maledizione che si sta diffondendo su tutta la terra. Ogni ladro sarà punito ed espulso come questo rotolo. Il nostro profeta Zaccaria invitava il popolo a riflettere sul fatto che Dio tiene il libro della vita e che Dio giudicherà anche i delitti rimasti nascosti e impuniti. L'angelo mi disse: alza gli occhi e vedi ciò che appare. Io domandai: cosa? Dio rispose: un moggio. Così grande è la corruzione
su tutta la terra. Fu alzato il coperchio di piombo ed ecco all'interno una donna e disse: questa è la malvagità. Il moggio era una specie di anfora usata come una unità di misura dei cereali. Sbloccato il coperchio del moggio, secondo la visione, era uscita una donna in cui nome è appunto malvagità, che il profeta denunciava come la grande signora della storia, la femmina capace di sedurre gli uomini e conquistare tutti gli esseri umani. C'era la possibilità di salvarsi da questa femmina, ossia dalla malvagità? Sì, perché la speranza stava nel coperchio di piombo che Dio poteva aprire e tornare a sigillare. Nel profeta Zaccaria, sotto il velo del sogno, c'è anche la spiegazione del senso di ogni missione profetica. Che cos'è la profezia? La profezia dell'Antico Testamento non sono come la preveggenza di cui si occupano gli studiosi di parapsicologia e neppure magia, bensì un dono divino di interpretazione della realtà sotto il velo che la ricopre. Una interpretazione che va oltre la razionalità e la concretezza del visibile. In particolare, le visioni profetiche di Zaccaria conservano nei millenni la loro perenne attualità e penetrano nelle profondità dell'essere, nel mistero della vita e nel mistero di Dio. Secondo il nostro profeta, per entrare dentro il mistero bisogna perforare con la forza della fede la scorza dura e impermeabile che avvolge le cose che si vedono e si toccano. Davvero un messaggio di perenne attualità. E allora noi, mentre torniamo a rivolgere i nostri auguri di buon onomastico a coloro che portano il nome Zaccaria, rivolgiamo a Dio la nostra fervida preghiera. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.